Ciao ragazzi, ed eccoci qua ritornati su Questioni di Prospettiva. Con oggi siamo arrivati nel quarto episodio. Siamo ritornati qui per ricommentare insieme nuove e nuovissime foto con una prospettiva molto molto interessante. Detto ciò ragazzi, in questo possiamo dire ho preso un altro sito ragazzi. E se incontriamo le immagini, foto che già abbiamo incontrato negli scorsi episodi, le saltiamo direttamente perché altrimenti ricommentarle è un casino. Sempre che ridico le stesse cose, mi sembra più che ovvio che non voglio dirle. Allora, detto ciò, ragazzi, direi di iniziare a leggere la descrizione. Allora, esempi brillanti. Ovviamente ragazzi è tutto tradotto con Google Traduttore, quindi non aspettate una traduzione perfetta. Comunque, esempi brillanti di fotografia prospettica forzata. La fotografia può essere una buona fonte di ispirazione. Noi designer possiamo trarre ispirazione da quasi tutto ciò che ci circonda e questa collezione può soddisfare le vostre esigenze legate all'ispirazione alla fotografia vista forzata, dato che la creatività nelle foto è in qualche modo una tendenza calda oggi. Possiamo prometterti che quando inizi a scorrerli più in dettaglio, cioè le immagini e le foto, sicuramente ti rinfres... che cazzo? No, aspettate, rinfrescerà. Rinfrescherà, va bene, rinfrescherà la memoria. Ok, direi di partire subito, ragazzi. Non perdiamo tempo perché sono molte, molte, molte foto. Più dell'altra volta. Comunque, partiamo con la prima foto. Vabbè, in piscina, questa la già abbiamo fatta. Quindi, prossima foto. Oh, una chiave inglese. Cioè, a me piacciono moltissimo queste foto. Che fanno tipo un gioco di luci con questi strumenti che prendono praticamente queste luci, no? In, come posso dire, offuscate. A me veramente queste immagini piacciono troppo perché pare che questa chiave inglese sta prendendo questa fonte di luce sfocata, ma invece questa chiave inglese è in primo piano e quella invece in secondo piano. Soprattutto ragazzi, per fare queste foto così, ragazzi, ci vogliono quelle fotocamere dei 2000-3000 euro minimo minimo. Poi non so quelle dei 1000 euro se possono fare queste foto incredibili, ma penso di sì comunque pure loro. Allora, prossima foto. Oh, e qui che roba è? Il sole. Oddio, e questa roba che è? Una barca? Una stazione? Ma che cos'è? Sta in mezzo al mare, può essere una cosa, non lo so, ragazzi. Non si capisce bene, ma comunque pare che praticamente sta pitturando, tra virgolette, il sole. È carina. Prossima foto. Oh, abbiamo una torre con una mano o la testa di ET? No, ragazzi, mi parlano due cose uguali, ma cosa? Cioè, questa mano mi sembra la testa di ET, ragazzi. Cioè io mi sto facendo troppe pippe mentali. Già iniziamo così, ragazzi, siamo alla terza immagine, ma nemmeno già mi sto facendo queste idee. Comunque, prossima foto. Ok, andiamo avanti. Nemmeno la voglio commentare, ragazzi, perché è elementare quella foto. Comunque, questa già l'abbiamo commentata, mi pare. Oh, questa è carinissima. Sempre con un gioco possiamo dire di luci. Questo è un bicchierino di drink, ragazzi, con lo sfondo il sole. Fanno tipo questo tramonto incredibile, veramente molto soddisfacente. Bello, 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 mi piace. E poi questo. Cosa c'entra? Lo so che adesso cadi e ti farai male, ma cosa c'entra? Vabbè, andiamo avanti. Oh, che carina! Tipo la mano che sposta la nuvola. Carinissima! Fantastico!
Non ci avevo mai pensato. Prossima foto. Oddio. Oh mio Dio. Penso che questa pallina poi, una volta aver scattato questa foto, abbia rotto in mille pezzi la fotocamera. Io me lo immagino, ragazzi. Guardate la pallina quanto sfreccia, guardate la sabbia che si è levata lì. C'è un casino. Io mi immagino dopo cosa sarà successo. Rip fotocamera. Mamma mia, quanta roba. Comunque, prossima foto. Non potevano mancare le foto di Pisa, ovviamente. Ovviamente, questa mi pare che già l'abbiamo commentata. Hanno girato solo la fotocamera, ma in realtà erano stesi per terra. Bella idea. Poi, vabbè, questa è la classica. C'è una mano in primo piano e poi quello in secondo piano. Che pare che la mano sta, possiamo dire, sollevando il corpo, ma invece non è così. Poi un altro gioco di luci fatto adesso con le pinze, ma io non ho capito praticamente come fanno questo gioco di luci, ragazzi, perché alla fine queste particelle come fanno a farne quando la faccia di quello sta proprio lì? Boh, veramente non lo so, non lo so. Vabbè, qui praticamente una scarpa, un passo dell'uomo può distruggere tutta Stone Age. Andiamo avanti. Oh, qui invece abbiamo un esemplare giapponese a stile Kirby che risucchia tutte queste palline di luce. Carina, carina, guardate la sua espressione. Veramente mi sembra Kirby. Io più di questo, ragazzi, che ve posso dire? Mi sembra Kirby, è Kirby. Prossima foto, andiamo avanti. Allora, qui abbiamo due uomini in secondo, anzi in terzo, anzi in quarto piano, con una bottiglia proprio in primo piano sparata. Non so cosa stiano facendo, stanno reggendo la bottiglietta o la stanno spingendo. Non lo so. Comunque, andiamo avanti. Qui vabbè, il sole non è che è una normale foto. Boh, vabbè. Oh, già questa mi piace di più. Veramente che roba è? Un trip. È un trip, ragazzi. Guardate che roba. La cannuccia, vabbè, questa è in primo piano. Poi tutto il resto penso che sia in secondo piano. Veramente quanto tempo ci hanno messo per fare questa foto? Penso un botto. Penso veramente un botto. Comunque, prossima foto. Questa l'abbiamo vista. E questa no. Ma che... Oddio! Che strana! Però è figa, ragazzi, è bellissima! Vabbè, l'annaffiatoio, ragazzi, è in primo piano, questo si vede. Però, ragazzi, pare che veramente stia scappando da questo... Da come posso dire? Dall'annaffiatoio, ragazzi. Veramente, mi sembra questo. Però, vabbè, vabbè, vabbè. Carina come foto, carina come foto. Andiamo avanti. E qua andiamo proprio sul professionismo. Qui è veramente interessante questa foto. Pare che sta facendo freestyle con un pallone del sole, ragazzi. Bella, bella, bella. Prossima foto. Ok. Ok. Immagino il dolore, ragazzi, per fare sta foto. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, io mi immagino per fare sta foto, ragazzi. Sto poraccio che deve stare in questa espressione per tipo un minuto buono fermo, prima che gli scattano una foto bella precisa. Cioè, deve stare un minuto fermo così. Io, ragazzi, non ce la farei. Col peso della bici e tutto, veramente non ce la farei. Pazzi, 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 pazzi. Oh, e qui abbiamo una palla gigante da golf. Invece no, ragazzi, perché praticamente questa palla gigante, questa pallina da golf è in primo piano e lui è in secondo piano. Dai, ormai praticamente questi trucchetti li so dopo 3 episodi. Sto diventando un professionista. Allora, prossima foto. Che carino. Sta mangiando una nuvola, carina come foto, certo, poteva mettere qualcosa in più, però va bene.
Questa l'abbiamo vista con lo spray. Oh, e qui che è una fontana o una costruzione. Ecco, questa è una foto veramente di prospettiva. Non si capisce tanto, ragazzi. Penso una costruzione, però è in secondo piano e sembra che la gru la sta portando da qualche parte. Invece no, ragazzi. L'hanno proprio messa veramente precisa, perché i ganci sono precisi, invece proprio sui ganci non c'è proprio niente. Se noi zoomiamo l'immagine proprio per bene. Bene, prossima foto, prossima foto. Vabbè, questa è la classica, ragazzi. E veramente si fa pure alle elementari, alle medie, quello e quell'altro. È la classica. Oh, e qui abbiamo un Pokémon molto caratteristico. Abbiamo Squirtle. Sì, è proprio lui. Mazza, oh, quanto è alto soggetto. Mazza. Eppure mi sa una fontana, ragazzi. Mi sa, eh. Comunque mi pare di sì. Botto alto. Botto veramente alto. Oh, prossima foto. Questa che sta in certo modo mangiando questa Jeep. Ma invece no, perché lei è in primo piano. Prossima ancora. Non l'ho capita. Prossima. Oh, e qui abbiamo, ragazzi, una prospettiva proprio precisa, bella e compatta, ma non ho capito perché praticamente c'è questa mano che mette il dito, l'indice, non so, così verso la faccia. Forse quello vuole mangiare il dito? Non lo so. Vabbè, vabbè. Andiamo avanti. Questa l'abbiamo vista con la Jeep che vuole schiacciare l'omino. Questa l'abbiamo vista. E qui. Ah, bella. Bella. Dove siamo qui? Non lo so, ragazzi. Penso in Giappone o Cina. Viste le scritte, penso da qua. Però è carinissimo, raga. Perché pare che veramente. Ma è un monte? Cioè, guardate che strada. Wow. È ripidissima. Con tutti questi palazzi intorno, incredibile. Andiamo avanti. Beh, e qui? Questa immagine? Io non l'ho capita. Voi l'avete capita? Beh, io non l'ho capita. Mi sembra un'immagine comune. Che ci vuole a fare una foto così? Forse questo è un computer? No, no. Non può essere un computer. Andiamo avanti. Beh, dai, ci sta come foto, eh? Ci sta come foto. Il soggetto principale, quindi possiamo dire che è una bambina con nello sfondo un elicottero molto carino. Non so se sta prendendo oggetto oppure l'elicottero. Penso l'elicottero. Chi lo sa. Comunque, prossima foto. Ok, questa l'abbiamo vista. Queste veramente le foto con questi giochi di luce sono veramente inquietanti. Qui abbiamo un altro genere di Kirby, ma adesso molto molto affamato. Poraccio, veramente, ma che faccia ha? Mi sembra pure coso, come si chiama? Quello dei puffi, Gargamella con suo naso. Però va bene. Andiamo avanti. Questa l'abbiamo vista, questa pure. Questa vabbè. Qui abbiamo un trip di persone. In tutto 7 persone, vabbè. Andiamo avanti. Oh, carina. Veramente qua ci deve aver avuto un culo pazzesco per fare questa foto. Proprio il momento esatto in cui si è mossa l'acqua. Non so, ragazzi, o avrà tirato un sassolino, non lo so, ragazzi. Comunque sembra che questo dito, come state vedendo, tocchi l'acqua. Comunque, andiamo avanti. Vabbè, queste sono le classiche. Andiamo ancora. Oddio, ma perché mi fanno ridere queste foto? Ma cosa? Guardate il jet che pare che gli sta entrando nella testa, poraccio. Poi ha fatto proprio un'espressione di dolore, ragazzi. Proprio un attore provetto questo. Un soggetto provetto. Comunque, andiamo avanti.
Oh, qui abbiamo la prima specie al mondo, ragazzi, l'uomo cane, bello, no, carinissimo, fantastico, raga, quanto è fantastico, fantastico. Certo che se non si vedeva questa spalletta, era più perfetta, era più perfetta, secondo me. Comunque, prossima foto, qui già l'abbiamo vista, questo oggetto d'acqua, poi prossima. Carina pure questa. Perché abbiamo trilli, ragazzi? Perché abbiamo trilli accanto? Vabbè, andiamo avanti. Diciamo che pure questa non è niente male con questo palloncino gigante proprio in primo piano sparato e lei che è in secondo piano. Prossima foto. Oh, benissimo. Qui stiamo a Londra. Abbiamo questa torre praticamente proporzionata la mano. Beh, non ci vuole tanto. Prossima. E qui? Non l'ho capita, ragazzi. Questa qui. Ci sono un po' di nuvole. O questo vuole fare l'effetto che queste sono le nuvole, sono il fumo. Non lo so, ragazzi. Comunque, andiamo avanti. Questa l'abbiamo vista. Qui, ragazzi, sempre con queste mani, ragazzi, dove mettete queste mani e fate un po' la proporzione della torre dell'orologio e fate pure le proporzioni quelle delle macchine e quella e quell'altra per spostare le macchine e quella e quell'altro, sempre con queste mani e basta con queste mani a fare queste foto. Sono sempre le stesse poi, ragazzi, se ci facciamo caso, eh. Oh, già adesso da questa foto, pure se sta utilizzando una mano, è molto interessante, è carina, perché pare che sta reggendo questo palo, non so di che cosa. Invece no, ragazzi. Ma più che altro mi sembra tipo le forchettine, quelle piccoline per, come posso dire, per le feste, per le festicciole. Mi sembra così perché c'è tipo due punte qua, ragazzi, mi pare veramente quelle forchettine incredibili dove prendi pure le patatine fritte e queste robe così. Comunque, spero che avete capito. Allora, prossima foto, sempre con queste mani, andiamo avanti. Abbiamo la Torre Eiffel, sempre con questa mano, andiamo avanti. Basta con queste mani. Oh, carina questa foto. Poraccio questo qui. Si è molto impegnato, sto vedendo, perché si sta veramente impegnando ad alzare, a non essere schiacciato da questa. Da probabilmente sua moglie. Chi lo sa? Chi lo sa? Comunque, prossima foto. Abbiamo due piramidi, questo pare che sta facendo lo skateboard con una piramide nello sfondo, ma perché mi viene da dire questo? Che non esistono gli skateboard triangolari a piramide, ragazzi. Vabbè, andiamo avanti. Questa già l'abbiamo vista. Questa, ragazzi, è carina, sempre con i pezzi di carta e quello e quell'altro, che completa in qualche modo l'immagine. È carina come foto. Poi vabbè, il sassolino, il classico, sempre con la mano. Questa che bacia il sole, niente di che, sinceramente. Pure questa è carina con la mano, pure se è sempre con la mano, ragazzi, è carina con la mano perché pare che sta, non so, o spostando o alzando o praticamente distruggendo questa roccia, questa parete rocciosa, insomma, è interessante. Prossima foto. Oh, è carina pure questa, dai, è carina. È carina pure questa. Certo, poteva farla meglio perché praticamente esce, non so, la punta dalla mano e pare che si è conficcato la mano nella punta di questa casa, di questa non so casa, mi sembra una. Raga, ma ste case, no? Sembrano chiese. È una chiesa, ragazzi. Penso di sì, è una chiesa. Perché non mi pare che una casa la faccio così io, no, gente normale. Non mi pare che una casa, una persona normale la faccia così, con una costruzione normale. E poi qui abbiamo una torretta con un cappello, quindi grandissimi, dei quei tetti grandissimi triangolari. Non penso, ragazzi. Comunque, sinceramente, la poteva fare meglio. Certo, la prospettiva c'è perché lui è gigante e questa casa è piccoletta. Però, sinceramente,
questa punta qui c'è stato quello sbalzo della qualità dell'immagine. Prossima foto. Un altro gioco di luci, ma questa volta fatto con la forchetta oppure col cucchiaio, non si capisce. Comunque, prossima. Oddio, non ci credo. No, vabbè, questa è la top. È top, eh? È la top immagine che ho visto fino adesso. La statua che sembra che guarda l'aereo, che sembra di prendere quell'aereo. Insomma, quante interpretazioni possiamo fare con questa foto, ragazzi? Un botto. Sembra veramente che non è una statua questa, perché pare che veramente sta prendendo quell'aereo e lo sta guardando come una persona normale. È fantastica questa foto. Veramente, finora, è la top foto che ho visto. Comunque, andiamo avanti con la prossima foto, che è praticamente questo qui, che pare che sia seduto, tra virgolette, in questo barattolo di Nescafè Original Caffè in polvere. Allora, qui invece è la classica, pare che l'abbia intrappolato il sole con praticamente un ok. Non lo so, mi viene da commentare questo, ragazzi. Prossima foto. Oddio, è carina questa foto, veramente. Pare che i suoi capelli sono queste foglie d'erba. Ah, è carina. Pare veramente una foto di quei, avete presente quei album, quei musicali che hanno ogni album una foto tipo con un'immagine, quella e quell'altro. Ecco, mi sembra la copertina di un album musicale. Ci sta veramente benissimo, secondo me. Prossima foto. No, vabbè, carina. No, carinissima, raga. Il bambino che guarda, tra virgolette, l'UFO che è disegnato sul muro, che nel frattempo lui apre uno specchio di luce. In realtà è tutto fatto dal sole, dalle ombre, quello e quell'altro. Però è carina come foto, ci sta. Prossima foto. E vabbè, qui sta alzando un mega nuvolone. Veramente incredibile. Prossima foto, abbiamo la Torre Eiffel, basta queste mani. Ah, e qui cosa abbiamo? Aspettate, l'unica cosa che mi viene a mente è l'affresco di Michelangelo. Ecco, e questo è tutto. Andiamo avanti. Ok, sempre queste mani, basta queste mani. Oddio, e qui che è? Peggio del Titanic. Ma è strana questa foto, ma dai, ma come ha fatto? Qui sinceramente non so che dirvi. O ha trovato tipo, non lo so, avrà fatto con Photoshop? Può darsi ragazzi, abbia messo un po' di erba là in primo piano e poi ragazzi basta che ha inclinato praticamente la macchinetta fotografica, che ci vuole. Però più che altro poi ragazzi non so dirvi altro, penso che l'abbia fatto con Photoshop. Comunque, prossima foto. Ok, il dito, vabbè, qui pare che si sta grappando al dito del personaggio, vabbè, carino. Pure il cane che lo guarda è qualcosa di fantastico. Poi, vabbè, qui, beh, non è tanto fantastica, ragazzi, questa foto, perché alla fine, sai che qua ci sono due persone sdraiate, quindi non si vede la loro faccia. E qui ci sono altre due persone, ma si vede solo la loro faccia, così facendo che si vede praticamente la sua faccia sta qui e il suo corpo sta lì, ma in realtà sono due persone differenti. Ma sinceramente non mi fa impazzire questa foto. Oh, prossima foto. No vabbè non ci credo. Qui abbiamo superato il top che top. Il piccione che si vede con tutta la faccia. Ma voi l'avete mai visto il piccione che si vede con tutta la faccia? Nella vostra vita? Io non l'ho mai visto. L'ho sempre visto con un lato. Praticamente col suo occhio e il metà becco. Del resto non l'ho mai visto che si vede così. Con sta faccia. Ah, questa foto è tutto. Veramente. Bella.
Bella, bella. Pure che il piccione sembra gigante, quell'uomino è piccolino che sta pescando. Pescando? Ma veramente? No, sto vedendo bene io? Ma come cazzo non la fai a pescare da questa altezza? No, vabbè. No, vabbè. Vabbè, tieni i tuoi segreti, noi andiamo avanti. Ovviamente la torre di Pisa non può mancare. E qui che cos'è? Oddio, ma che cos'è? Un corno gigante, una carota? Che cos'è sta roba? Un corno d'oro? Non lo so. Ma questo che vuole mangiarlo, vabbè. Ovviamente questo è in primo piano e questo edificio con questo corno giallo, non so che cos'è, ragazzi, sta praticamente in secondo piano. Immaginate, tipo un supermercato di carote. Mai esistito, può darsi che avrà grandi soddisfazioni in America o in Cina, in dei paesi molto grandi, ragazzi. Ma chi lo sa? Un'industria di carote. Vabbè, comunque, vabbè, questo l'abbiamo già visto. Questo, vabbè, abbiamo Dragon Ball in formato tramonto. Qui abbiamo sto tubo, vabbè, in primo piano, sembra gigante, quello e quell'altro. Andiamo avanti. Oh, io vabbè, l'ho già rivista questa immagine su internet, ma ovviamente con altri personaggi. E poi l'ho vista, mi sa, pure nella realtà, ragazzi, perché esiste praticamente queste stanze che c'è una parte con il soffitto, possiamo dire, basso. E una parte invece col soffitto alto e quindi fa capire che quest'uomo è gigante e quella invece è piccolina. Ma in realtà no, non è così, perché praticamente il soffitto è graduale, ragazzi. Basta sistemare la fotocamera e si vede tutto così, ragazzi. Insomma, io praticamente l'ho rivisto, ragazzi. Non so se praticamente sono andato in un museo, quello e quell'altro, ma veramente. Mi pare così, ragazzi, perché l'ho rivista questa cosa. Comunque, prossima foto. E qui non l'ho capita tanto. Questa salta, ma c'è una freccetta con un nastro. Vabbè, fa capire che praticamente sto muro è formato da sto nastro incredibile da questa ragazza. E va bene, andiamo avanti. Oh, che carino! Un rastrello quello là da mare, da spiaggia? Nel cielo? No, vabbè. Va, fantastico. Fantastico. Che segna veramente il cielo. È fantastico, è meraviglioso. Certo, però non mi convince i dentini di questo rastrello. Non sono precisi. Non sono precisi. Va, vabbè. Comunque, prossima foto. Oddio, oddio. Qui abbiamo un mega dromedario cammello. Va bene. In realtà penso, non lo so, ragazzi, ma che cos'è sto corpo? È del dromedario cammello? Non penso, ragazzi, ma che cos'è? Ma quanto è gigante sto corpo? Vabbè, andiamo avanti. Comunque è sempre in primo piano e quello in secondo piano. Vabbè, questa bambina cerca di arreggere o di far cadere suo padre, molto cattiva dalla sua faccia. Ma guardate quanto è cattiva, proprio da faccia da triggered. E insomma, poi abbiamo finito. No, peccato. Peccato, ragazzi, no. Vabbè, abbiamo finito con quest'ultima foto. Allora, fatemi un attimino scorrere fra le foto che abbiamo visto oggi e scegliere quale mi è piaciuta di più fra le tutte che abbiamo visto. Allora. Certo, questa è carina, ragazzi. Questa è carina, ma penso che l'abbia fatto con Photoshop. Non lo so, ragazzi, a me mi viene da dire questo. Perché non esiste tipo una pianura proprio accanto alla casa. Vabbè, non penso, perché alla fine questi palazzi, no, si trovano in una città veramente, in una città con tutte case, con tutte strade, quindi non si trovano queste pianure, queste cose così, perché sono, penso, scarsissime
case tutta schiera, quindi è fatto con Photoshop, punto e basta. Io penso che sia questo il punto. Punto e basta, penso che sia questo. Andiamo avanti, per favore. Dopo pare che faccio troppo casini con queste parole, andiamo avanti, per favore. Allora, quale mi è piaciuta di più? Quale mi è piaciuta di più? Certo, pure questa è fantastica. Io fra la statua e questa è qualcosa di incredibile. Io ne scelgo due, la statua, ragazzi, e questa foto. Mi è piaciuta veramente tanto. Quindi quella e la statua, eccola qui. Eccola qui, ragazzi, quanto è realistica, veramente mi è piaciuta. Poi sembra anche la statua di Gesù, non lo so, ragazzi, che statua è. Comunque è qualcosa di meraviglioso. Fatemi sapere cosa e quale immagine invece a voi è piaciuta. Perché sono tutte foto incredibili. Mi sono piaciute un po' tutte, ma soprattutto quelle due che vi ho detto adesso. Comunque, ragazzi, questo episodio di Questione di Prospettiva può finire così. Ebbene ragazzi, questo quarto episodio su questione di prospettiva può finire così, spero che vi sia piaciuto, spero che questo video vi abbia un attimino divertito perché veramente a me guardando queste foto sono per carità incredibili, ma fanno alcune veramente ridere e fanno a dire ma come hanno fatto, come sono venute queste belle idee incredibili e come mai io non ci ho mai pensato, veramente queste immagini sono qualcosa di incredibile. Comunque lasciate like se vi è piaciuto questo episodio, il link in descrizione ci sono tutti i video di questioni di prospettiva, quindi 1, 2 e 3. Detto ciò ragazzi andate a vedere perché alcune immagini infatti non le ho commentate perché le abbiamo riviste negli scorsi episodi. Comunque chi non è iscritto iscrivetevi subito, mi raccomando, i social sono qua sotto in descrizione, Instagram lollo0delebestie e Telegram @lollo0delebestie. E ragazzi andatemi a seguire anche lì se volete, io vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video e ciao!